Ho illustrato al Consiglio dei Ministri le misure che sono state adottate in materia di sicurezza per proteggere gli obiettivi sensibili che ci sono in Italia, per intensificare l'attività informativa e investigativa e convocato in seduta permanente al Ministero dell'Interno il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, abbiamo intensificato il monitoraggio di soggetti che hanno già evidenziato negli anni passati contiguità con gli ambienti o organizzazioni del fondamentalismo islamico. Ho altresì illustrato al Consiglio la situazione relativa all'emergenza umanitaria e in particolare agli sbarchi che continuano ad avvenire dalla Tunisia. Ad oggi, dal 1 gennaio, sono sbarcati 14.918 persone, direi quasi totalmente clandestini, non possono essere considerati rifugiati o richiedenti asilo, sono tutti giovani tunisini. 14.918, perché lì non c'è la guerra, la stragrande maggioranza di questi sono stati sistemati nei centri che ci sono in Italia per la gestione appunto dei clandestini, i CIE. I centri sono saturi ovviamente e l'intensità con cui sono avvenuti questi sbarchi sta creando oggettivamente dei disagi forti nell'isola di Lampedusa. Anche di questo abbiamo parlato, ma prima di parlare di questo, 14.918, voglio dire che il piano che abbiamo messo in atto prevede domani mattina una riunione con tutte le regioni, anche per dare seguito all'appello del Presidente della Repubblica, appello che ha rivolto a tutte le regioni per farsi carico dell'emergenza umanitaria derivante da questi sbarchi. Domani mattina alle 9:30 al Viminale c'è la riunione con i rappresentanti delle regioni e il giorno successivo ci sarà un incontro con il governo tunisino. Mi recherò a Tunisi per definire le modalità e i tempi per risolvere la questione degli sbarchi. Le valutazioni che ha appena illustrato il Ministro degli Interni sono anche le mie, abbiamo concordate e quindi posso confermare che da parte della Difesa vi è piena condivisione delle iniziative per alleggerire il peso che questa emergenza sta portando all'isola di Lampedusa. In particolare noi siamo pronti a operare il trasporto di immigrati che attualmente in un numero quasi pari al numero dei cittadini di Lampedusa insiste sull'isola, naturalmente a patto che si tratti di un trasporto. Le navi militari non sono alberghi dove possono sostare, ma sono disponibili a trasportarli in altri luoghi ben definiti e già prefissati. Noi abbiamo scelto la strada della moderazione, dell'equilibrio, cioè di attendere la risoluzione dell'ONU, di intervenire solo in ossequio alla risoluzione dell'ONU, rispettandone le prescrizioni e chiedendo a tutti coloro che partecipano alla coalizione di rispettare esattamente i dettati della risoluzione che è volta a proteggere la popolazione libica. Al riguardo, e questa è una sottolineatura importante, noi riteniamo che il comando delle operazioni per l'applicazione della risoluzione sia opportuno che passi alla NATO. Altri paesi della coalizione la pensano esattamente come noi, non vi è ancora su questo una totale condivisione. Noi riteniamo che sia importante. È previsto un ulteriore passaggio parlamentare perché le opposizioni hanno chiesto che il governo riferisca nelle aule di Camera e Senato, questo lo prevedete già? Sì, non è ancora fissato, credo, il momento, anche se erano già prefissate delle mozioni su questo tema, ma sin dal primo momento abbiamo detto che non intendiamo minimamente sottrarci alla valutazione anche delle Camere, oltre che delle Commissioni riunite. Dal punto di vista della mozione Ruffino, che è quella a cui ci siamo riferiti, dal punto di vista giuridico è sufficiente il voto che hanno dato le Commissioni, ma dal punto di vista politico ritengo estremamente
utile che il Parlamento sia non solo informato ma possa esprimersi. Per il Ministro Maroni, c'è o non c'è il timore che tra i barconi di migranti disperati che arrivano in queste ore a Lampedusa possano inserirsi infiltrati mandati da Gheddafi pronti a colpire obiettivi italiani? Disperati non userei questo termine, visto diciamo dei migranti. Il rischio c'è ovviamente, e questo è anche uno dei motivi per cui le operazioni di controllo hanno una durata maggiore rispetto al passato. Abbiamo, come ho detto all'inizio, intensificato i rapporti di cooperazione informativa, info-investigativa con gli altri servizi europei. Ci sono arrivati da alcuni servizi europei segnalazioni che stiamo valutando su rischi di questo tipo, e quindi l'attenzione è molto alta per quanto riguarda la possibilità che tra coloro che sono arrivati o che arrivano dalla Tunisia ci possa essere qualcuno legato al mondo della criminalità o peggio ancora del terrorismo. Il rischio c'è. Se la risposta della comunità internazionale a questa sollecitazione che arriva dall'Italia non dovesse essere positiva, che cosa succede per la Lega? Cioè, era una condizione vincolante quella che avevate posto oppure no? Ci sono stati a livello internazionale dei contatti con i leader dei ribelli, visto che anche nella maggioranza qualcuno dice che insomma bisogna pensare anche a che cosa fare dopo? Noi stiamo parlando di una risoluzione che andrà in Parlamento, e in Parlamento Lega PDL e spero tutto il Parlamento voterà la risoluzione, dopodiché il governo continuerà a far pressione sui paesi dell'Unione Europea e dell'Alleanza per ottenere l'attuazione di questo principio, ma non capisco dove sia il problema per la Lega da questo punto di vista. L'importante è che il Parlamento approvi questa risoluzione. La guerra stamattina Calderoli, perdono. Sì, infatti abbiamo viaggiato insieme e abbiamo detto che guarda caso l'ha fatto Repubblica questa intervista, così mi ha detto. E invece volevo aggiungere una risposta alla domanda che veniva dalla sua collega, dalla giornalista. Se contatti ci sono stati contatti tecnici, non contatti a livello prettamente politico.